Vittorio Calore, innanzitutto com'è lei entrato in possesso di questa testimonianza, questo diario di Luca Pellegrini? Io ho avuto la fortuna di essere amico di questa famiglia Nasso. Fulvio Nasso era un erede, diciamo, lo chiamava lo zio Luca Pellegrini, e quindi passando delle serate a cena in questa famiglia di persone squisite, ho avuto modo di trascorrere qualche ora leggendo le pagine, cioè era argomento di conversazione, era così piacevole, interessante, che dopo cena si sfogliava il diario dello zio Luca e quindi mi furono lette delle pagine che sono certamente memorabili. Molto amico della famiglia, Fulvio che è veramente l'erede, il discendente, manca, rimane la mia grande amica Paola Nasso, che, consapevole di non essere più giovane, mi dice: questa cosa non deve andare perduta, ha troppo valore, è troppo bella, interessante, intelligente, te la dono, con l'impegno che ci sia questa volontà di farla vivere anche in futuro. Io stesso non sono più un bambino, non ho figli e quindi penso che il luogo migliore, e ne sto avendo verifica, il luogo migliore dove possa continuare a rimanere questo diario, perché in questo modo vivrà ancora, e sia proprio la fondazione dell'archivio. E quindi lo mando qui. E poi ho la sorpresa di scoprire che è abbastanza considerato un buon lavoro, insomma. Quindi sono felice. Un ragazzo che nel 1822 a 16 anni si imbarca come mozzo su una nave e poi fa tutto un suo iter fino a diventare capitano, vive delle avventure incredibili. Cosa ci può raccontare di questo, appunto, Luca Pellegrini? Luca Pellegrini ha la sfortuna che il padre manca improvvisamente, il padre era notaio e una notte d'inverno per essere stato su un calesse sotto la neve, insomma, muore improvvisamente e la famiglia ha molte difficoltà. La madre non riesce a mantenere tutti i figli e lui si imbarca come mozzo. Però è persona capace, intelligente, con volontà di reagire, di affermarsi, e quindi con le sue sole forze, studiando, imparando la tecnica, l'arte della marineria, a passi successivi acquisisce ruoli sempre più importanti fino alla fine a essere lui il capitano delle navi, il primo. E naturalmente questo richiede molto tempo, anni, e quindi abbiamo esperienze iniziali in cui lui mostra come si fa valere, come impara, e dopo arriva addirittura alla fine della vita a essere direttore della navigazione sul Danubio, quindi molto importante. Quindi prima il piccolo cabotaggio nel Mar Adriatico, lui è triestino, si imbarca a Trieste, quindi piccolo cabotaggio tra Venezia e Trieste, e poi Turchia, e poi Barcellona, e poi esce dal Mediterraneo, va nell'oceano, in un viaggio per Amsterdam dove è ancora secondo comandante, ha questo naufragio che descrive in modo mirabile. Le pagine del naufragio sono epiche. Ci fanno capire com'era la vita di questi che nell'Ottocento navigavano sui velieri e si trovavano in una tempesta nell'oceano d'inverno, e lui mostra il suo valore anche in questa situazione. E quindi, insomma, un'avventura dietro l'altra, ma da parte sua, che è persona intelligente, molte notazioni fatte a terra sui luoghi che visita, e ci narra i costumi, e ci narra la cultura, e ci narra come sono le donne, se sono belle e perché e come sono belle. E quindi è ricchissimo di spunti questa narrazione. Una persona che aveva anche delle idee pionieristiche, quasi, per esempio, contro la schiavitù in America, e non aveva paura, diciamo, a parlarne. Contro la schiavitù, in realtà lui in qualche modo accetta, lui scrive: oggi ci sono delle persone che sono schiavi, sono stati comperati, e come bisogna accettare il fatto che questa sia la loro condizione. Lui l'accetta, ma è un secolo e mezzo fa, più di un secolo e mezzo fa. E però dice: ma i figli di questi, non è disumano e mostruoso che per il fatto che essere figli di schiavi debbano anch'essi rimanere tutta la vita schiavi? E si ribella per un motivo morale, diciamo, a questa cosa. E quindi, insomma, certo, lui ha una sua etica, è persona, ha studiato proprio in proprio, ha voluto studiare, quindi dimostra spesso di essere molto sensato e di avere anche una coscienza civile. E come si conclude questa grande avventura?
Si conclude in un modo anche lì avventuroso. Lui, alla fine della vita, decide di trascrivere quelli che sono veri e propri diari di bordo scritti sulla nave mentre si naviga, è obbligatorio scrivere il diario di bordo, ma poi lui li integra con una serie di notizie e di informazioni. E quindi alla fine della vita, quando li ha riordinati tutti, li affida a un copista che con grafia ottocentesca si mette a riempire certi registri che sono qui esposti, in cui sia tutto narrato in modo coerente. Il copista, una sera d'inverno al buio, finendo di copiare il quarto volume, rovescia la candela e lo brucia. Quindi dei quattro volumi ne rimangono tre. In asso hanno i tre volumi e sono così entusiasti di questo contenuto che ne prestano ad amici uno, il primo, per mostrare come sia interessante, valido, e la persona che l'ha avuto in prestito non lo restituisce. Per cui ne rimangono due. Egualmente in questi due c'è un mondo da scoprire. Anzi, è l'occasione, questa diciamo situazione pubblica, è l'occasione per ricordare a qualcuno che se trova in un cassetto uno dei tomi dello zio Luca, se lo fa avere, fa un servizio splendido, meraviglioso.